Sì, facciamo subito vedere la finestra della stanza da cui sono partite le fiamme. Vedete in questa struttura dove c'erano fino a poche ore fa 180 persone ospitate, 180 anziani. E la drammaticità di quello che è accaduto in piena notte lo raccontano, vedete le finestre, i vetri in frantumi, perché lì sono arrivati i soccorritori in piena notte, molti erano vigili del fuoco, a sfondare le finestre per tentare di salvare chi era rimasto intrappolato. Molti di questi anziani non potevano muoversi da soli, non erano autosufficienti, quindi bisognava calarli proprio dalle finestre anche con dei teli. Vedete, i vetri sono qui a terra, sono state fasi davvero drammatiche. Il bilancio è quello di una strage, 6 persone che hanno perso la vita, 81 in ospedale, 2 sono in condizioni gravi e tante ancora sotto shock per quanto hanno visto. Il nostro racconto inizia proprio dal cuore della notte con le immagini registrate dai residenti di questa zona che si sono svegliati proprio dal suono, dal rumore delle sirene, delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Ecco che cosa hanno visto ed ecco il nostro resoconto. I lampeggianti illuminano la strada dall'interno della casa di riposo, arrivano le urla dei soccorritori, ci sono altri anziani intrappolati. L'odore acre di fumo e cenere si avverte in tutto il quartiere e si fatica a respirare. Che odore che si sente. Dai palazzi di fronte i residenti filmano l'ultima fase della drammatica evacuazione. Sono le 2 di notte, tanti anziani non autosufficienti vengono salvati. Abbiamo fatto un lavoro veramente pesantissimo e poi abbiamo salvato quelle che potevamo salvare. Da lì non potevo fare più niente. Abbiamo fatto quelle che possiamo fare e basta. Le infermiere della struttura sono ancora sotto shock, hanno rischiato la loro vita per portare fuori chi era vicino all'incendio. Il fumo intanto si espandeva ed è arrivato fino là in fondo. Noi avevamo le finestre aperte, quindi vedevamo i vecchietti che annaspavano alle finestre con gli stracci sulla faccia. Le fiamme si sono sprigionate da una camera al primo piano della casa di riposo dei coniugi, una struttura che accoglie 180 anziani. Le 2 donne che erano all'interno non hanno avuto scampo. Altri 4 ospiti sono morti intossicati. Avevano tra i 69 e gli 85 anni. I feriti alla fine saranno 81. Il sopralluogo dei magistrati subito dopo la tragedia, la strage provocata da cause accidentali, da capire come siano state innescate le fiamme e se l'allarme antincendio sia scattato in tempo. Non ci sono elementi ovviamente per se il senso era questo, non ci sono elementi per pensare al dolo. Stiamo cercando di capire esattamente cosa sia successo. Qui nel quartiere Corvetto questa via dei 500 resta chiusa, continuano ad arrivare, vedete, mezzi dei vigili del fuoco, ci sono anche gli uomini della polizia scientifica che stanno eseguendo i rilievi. Una parte, un'ala di questa struttura è stata posta sotto sequestro, i magistrati lo dicevano, si sta indagando per cause accidentali, ma bisogna capire poi se è scattato l'allarme antincendio. E i numeri di questa strage potevano essere davvero ben più gravi se non si fosse intervenuto immediatamente, con tantissimi soccorritori che hanno messo a rischio anche la loro vita per salvare quella di tante persone che erano in difficoltà, intrappolate. E sentiamo cosa ci ha raccontato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. Il fumo ovviamente era la minaccia letale in questo caso, questo peraltro ha comportato un lavoro notevole da parte delle nostre squadre immediatamente intervenute, perché sono riuscite a salvare almeno un centinaio di persone non, anziane non deambulanti, che sono state portate all'esterno anche usando dei teli. È un bilancio, devo dire, drammatico, ma grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco sicuramente meno drammatico di quello che avrebbe potuto essere.